12 maggio 1924, Meneghino Eugenio. Paolo Morettini, nato il 22 giugno 1926. Quassù ci stavamo tutti i ragazzi ottimi della Brigata Stalin, tutti comunisti. Noi da Torpignattara siamo stati mandati qui dal Partito Comunista in una riunione che facemmo al vicolo di Appia Antica. Ci radunarono perché avevamo già dei rastrellamenti. Personalmente posso dire che tra le fosse ardeatine, Forte Bravetta e Monte Trancia, ho avuto 26 compagni morti, assassinati, direi io, di cui c'è stato un ragazzo, anzi due ragazzi, uno dei fratelli Bruni e Giordano Sangalli, che avevano 16 anni e mezzo. Eravamo tutti di giovanissima età. Credevamo a un'Italia migliore, siamo stati tutti traditi. I nostri migliori anni della gioventù è stata tradita. Io con questo non mi arrenderò mai nei miei 89 anni e seguirò a combattere soprattutto per le donne che ancora non hanno avuto il diritto di essere identiche a noi nella società e nei centri sociali, che sono gli unici che ancora seguono a combattere con le nostre idee e con le nostre mentalità. Noi siamo stati a Monte Trancia giovanissimi, non eravamo neanche ben armati, perché per esempio noi da Centocelle, Torpignattara, Quadraro, siamo arrivati qui 10, 12, 14 giorni prima dell'attacco criminale assassino dei fascisti tedeschi. Noi abbiamo qui anche un cimitero dove sono stati assassinati. Io ricordo per 300 persone senza distinzioni di uomini, donne, cioè di sesso, di età, e di cui molti bambini che non hanno nessuna colpa di essere trattati. Arrivato da Roma all'ordine che dovevamo la stazione di Poggio Mirteto, perché doveva venire un certo Labò e Gianfranco, non mi ricordo come si chiama, Gianfranco Mattei, quello che sei impiccato poi lì. Invece poi Gianfranco Mattei non volle venire, venne solamente Labò. Lì a stazione di Poggio Mirteto abbiamo fatto la conta, a chi toccava andava a mettere la bomba sotto alla tradotta. È stato bene toccare alla bomba. Perché era rischioso. Eh? Perché era rischioso. Era pure migliore, perché quelle cose lì era migliore. Perché se ci andavo io non sapevo manco come dovevo accendere. Da parte dei tedeschi di cose non c'è stata nessuna relazione. Perché non si è accorti di niente. Se è stata una disgrazia, come è stata, perché la tradotta era carica di grano, munizioni, e più c'era il vagone dei Mussolini che stava lì vicino. Tutto quello che conteneva il treno dove è finito? Cosa ne avete fatto? Se è spiata la popolazione, una parte se è spiata la popolazione, era bruciato, però a quei tempi era buono lo stesso. Per cui mezza Sabina per un po' di tempo ha mangiato grazie al grano, alla vostra azione. Noi non mangiavamo. Voi mangiavate l'erba sui monti? Molta erba, perlomeno il sottoscritto, peggio della pecora. Quando siamo arrivati qui per creare un'organizzazione, eravamo 10, 15, 20 giorni prima, perché siamo arrivati individualmente, dopo la riunione fatta a via dell'Appia Antica in una villa di qualcuno che se la passava bene, perché ancora c'è nella mente la bellezza di quella villa. E forse sarà stata una ventina di giorni prima. Io ero come vicecomandante di squadra, ma eravamo una grande famiglia, cioè eravamo tutti giovanissimi. Non abbiamo avuto... Eravamo coscienti del nostro pericolo. La nostra
unica grande soddisfazione, la unica nostra unica grande ricompensa era la gran fame che avevamo, giusto? E invece la brigata Stalin quando arrivò a Somonti? Somonti, 9 settembre. 9 settembre. Del 43. E quanti eravate quando siete arrivati? È una quarantina eravamo. Da Roma 21 eravamo, di cui c'erano due ufficiali tedeschi, disertori, ufficiali della, dei carristi, di cui uno che è morto qui a Poggio Mirteto, che se ne parla poco, io lo conoscevo come Walter di Colonia, è stato ucciso sulla piazza di Poggio Mirteto. Era un grandissimo compagno, quindi non ci possono dividere le nazioni o gli stati. C'è il concetto di amare veramente la pace, perché loro erano coscienti di quello che rischiavano. Difatti Walter ci ha rimesso la vita, è morto qui, non se ne parla mai. Questo è male, perché la verità vale per tutti. Era un'organizzazione talmente perfetta che io so nome e cognome dei miei compagni che ci conoscevamo prima di entrare nell'organizzazione. Noi eravamo gappisti nell'ottava zona, Torpigliattara, Centocelle, eccetera. Ma il nostro riconoscimento da partigiani è avvenuto qui, perché come gappisti noi eravamo considerati patrioti e poiché stavamo in una zona subito dietro il fronte, c'era un traffico continuo di automezzi che andavano e venivano verso la prima linea. Eravamo tutti ragazzi, pieni di fame, ma di una gran voglia di riscattarci. Alle 6 di mattina venimmo attaccati e non eravamo neanche ben armati, perché ci dovevamo ancora organizzare. Noi facevamo le nostre munizioni per le pistole con i proiettili del mitra, che è lo stesso calibro, ma sono più lunghi, li mandoli. Fummo attaccati persino dagli americani che ci mitragliarono e forse fu un attimo di poterci sganciare e allontanarci. Eravamo 10-12 di più, però. E tu, Eugenio, dove ma decisi. Io ero proprio su all'Arcucciolo. Lui venne a avvisarci. Perché normalmente ero uno della guida, ero l'unico che era pratico dei posti lì. E tu come hai saputo la notizia? Chi ti ha avvisato della notizia? Io dai Casali de Ferri sono andato su perché venivano i tedeschi. Quando sono andato su invece già stavano a sparare perché i tedeschi che venivano da Monte San Giovanni, da Sarisano. Come pecore. E lì c'era la mitragliatrice. Mia madre anarchica, mio padre fuggito dal Molise perché di sinistra, fu cacciato dalle poste. Io sono uno di quelli che si parla poco, cacciato dalle scuole perché avevo genitori antifascisti. Ho la presunzione di averla grazie al mio partito comunista che ci imponeva e ci obbligava di migliorare la nostra cultura. Sono ancora un po' sgrammaticato, non ci posso fare niente. Quelli che hanno ammazzato lì su all'Arcucciola, non so dai tedeschi che venivano da Monte San Giovanni, ma quelli che venivano da Salisano, accompagnati da un fascista di Poggio di Salisano, un certo Lupi. Quello accompagnava i tedeschi. Io ho un attestato, credo che, non so se l'ha avuto anche lui, perché per la battaglia su di Monte d'Ancia fecero degli articoli gli americani che tutti i comandanti venivano premiati con un pezzo di carta. Non eravamo operanti, lo dico ai nuovi politici, per la grana eccessiva che prende. Noi venivamo ricompensati solo dalla fame, vero? Da comunisti vecchi, non nuovi,
che io quelli nuovi definisco la mafia politica, che vanno al potere solo per i soldi. È venuta una macchina tedesca che portava una direttrice della scuola di Poggio Mirteto, una trimbona così. Si è fermato da sé quello, il tedesco. Dice, buono italiano. Infatti noi abbiamo pegato la macchina e l'abbiamo portata su a Tancia. Poi tempo dopo sono venuti una squadra dei tedeschi per inviarsi la macchina. Perché due volte sono venuti su a Tancia i tedeschi. Una volta lì abbiamo ammazzato il capitano tedesco morto da su a Tancia, sì. Era quello lì. Poi abbiamo bruciato la macchina e finito. Dopo l'arrivo degli americani, per accordo noi avevamo solo più accordi con gli americani, come comunisti, come partito comunista. Perché gli inglesi, quando arrestavamo i fascisti, il giorno dopo li liberavano. E i servizi segreti, i strategici americani, del comandante Donovan, fece un accordo col Partito Comunista di portarci a Ciampino e darci istruzioni di paracadutismo per essere lanciati dopo al di là delle linee, raggruppare i prigionieri inglesi e americani e al momento dell'ora X che ci trasmettevano via radio avremmo serrato l'attacco e passato dalla parte. I signori americani a noi ci utilizzavano per questa operazione, ma i dirigenti comunisti venivano lanciati laddove c'erano i tedeschi per essere ammazzati. Questa è la storia. Noi non diciamo che gli americani non hanno avuto, però mi deve contestare qualcuno se non venivano avanti dopo aver fatto tabula rasa dei territori prima di occuparli. A Roma sono arrivati che ci eravamo liberati noi, vero? A Roma sono arrivati quando ce l'eravamo liberata noi. La resistenza, perlomeno quella del Comitato Liberazione Nazionale, ha avuto sempre di concetti più che di interessi personali. E non è che eravamo, questo lo dico ai nuovi politici, nessuno ci pagava. Eravamo ricchi solo di tanta fame di cui non avevamo nessun motivo di essere compensati. Tradito. La nostra idea di volere, al di là dei nostri interessi, ma nella collettività, un'Italia diversa. L'Italia ha peggiorato sotto ogni punto di vista. Io non sono uno contro la politica, perché sono uno dei vecchi comunisti dove ho conosciuto tanti personaggi e non rinnegherò mai le vene, semmai condanno i nuovi politici che sono solo responsabili di quello che è avvenuto e del nuovo fascismo che sta ricrescendo in Italia. Roma era stata, dopo il primo bombardamento, fatti degli accordi che deve essere città aperta, fuori dall'azione di guerra. A Roma avvenivano rastrellamenti di massa che mandavano i cittadini in Germania come operai che era la Todd, quella tedesca. Non è vero. Non andavano di propria intenzione, ma venivano presi e inviati di notte. Tutte le armate tedesche che rientravano approfittavano per nascondersi. A Via Tasso e a Regina Coeli venivano cose assurde, perché il Rosario Bentivegna, di cui c'era quel socialista, quello che ha fatto la poesia a Kesselring, che non mi scappa, questo dimostra che i nostri nomi si sapevano solo se si conoscevano, se no venivano ignorati. E le disposizioni di azione avvenivano sempre dal centro. Spesso noi ci riunivamo, perché mamma mia aveva messo prima ai capi centrali, e a Castel Sant'Angelo,
e si studiava il piano per l'azione contro i tedeschi che andavano a Regina Celi. Tutto questo è avvenuto in un'azione che noi abbiamo scelto di non coinvolgere i cittadini sia dove abitavano, perché dove avviene sopra non c'erano cittadini di abitazione. E perché a Via Rasella e non Via del Tritone? Perché a Via del Tritone c'era un traffico enorme di cittadini. Quindi quella è stata solo una vera reazione, e io non capisco perché l'ha dovuta pagare solo Rosario Bentivegna. Perché il processo è stato... Fino all'ultimo poi, dove è stata la nostra reazione? Che siamo stati, nonostante aver ragione, le nostre ragioni, siamo stati sempre calpestati. Questa è un'altra azione che non so quanto la sinistra, i sinistri diranno, abbia difeso la resistenza e chi l'ha costruita. Roma aveva piena azione di partecipazione attiva, ma la zona sud era la più attiva. Abbiamo avuto tanti di quei massacri, perché assassini, perché la gente veniva. Io voglio solo parlare un altro falso, sempre di Via Rasella. Non è vero che loro avevano messo un bando, questo dimostra la mia sincerità, che chi si presentava non avrebbero apportato l'azione di 320 morti, poi invece sono stati 335. E sull'entrata di destra, in fondo, c'era un tedesco che doveva essere un ufficiale, perché gli avevano dato tutte le mostrine e l'avevano ammazzato perché evidentemente non aveva voluto partecipare a quel massacro. Erano tutti legati dietro, o col canapino, quello dei muratori, o col filo morbido, sempre che usano per il piombo i muratori. Io so bene tutto questo perché dopo le resistenze della Chiesa Cattolica siamo riusciti a portarli fuori. E tutto questo mi ha lasciato tanto odio, forse perché sono stato troppo calmo, troppo buono, perché meritavano quello che meritavano. Non c'era pietà per quegli assassini, per quello che io ho visto da ragazzino. Io quando ho visto il primo tedesco morto sono stato 7 giorni male. Per noi non c'era pietà. Basta vedere quello che è successo qui sui 300 e passa morti. Non so adesso il numero esatto che c'entra. Ma soprattutto penso ai bambini, quale colpa avevano. Ma Zabotto ci hai violato loro dopo l'arrivo da loro. Anche se da noi è successo prima. Mi dico da noi perché io mi sento di qua. La nostra vita era qua. Eravamo coscienti di quanto rischiavamo. Non chiedevamo niente. In montagna ci sono andato il 10 settembre. Io dal 10 settembre fino al 7 aprile sono stato lì. Di faccio quando mi ha pagato lo Stato, a me mi ha pagato 9 mesi di sottufficiale. Io quella ho avuto, 375.000 lire ho piato. La chiesa, perché io la sono chiesa. Stato battezzato in chiesa da un prete a Piazza Buenos Aires, perché io sono un bastardo, allora non avevo il nome di mio padre e non ci rivolgevo a bastardi. Però attualmente sono ateo. Non mi fido più della chiesa, sono falsi. Noi abbiamo Don Desiderio, molti che stanno con noi, che la Chiesa l'ha accantonati, non ha accantonato, come si chiamava quello di Genova che sta sempre a Dose Magna? Noi dobbiamo valutare i fatti, le chiacchiere sono dei porta il vento. Anche lì ci stanno buoni e cattivi. Via. No, non lo metto in dubbio, ma io apprezzo i buoni che non stanno certo da quella parte, perché se rifanno poi... Io ho conosciuto quel prete, come si chiamava, che poi è andato in Russia, che era un gesuita,
è stato cacciato via poi dalla chiesa, che poi è andato, non so più che fine ha fatto. Quello l'hanno tentato un sacco di volte ad ammazzarlo. Noi avevamo pietà all'inizio delle nostre azioni, loro non avevano pietà, erano dei carnefici. L'unica cosa che io detesto, non accetterò mai di discutere, sono i fascisti. Per tutto quello che ho passato nell'infanzia, che mi sono creato da me. Io a 8 anni sono stato cacciato dalla scuola solo perché mia madre era anarchica e mio padre era anticomunista. Che cosa c'entravo io con la mia età? Quando sei stato cacciato tu di scuola? Dalla scuola? Sì, a che età ti hanno cacciato la scuola? No. 9 anni. E perché ti hanno cacciato? Perché sono entrato a scuola cantando un po' di la luce. E cosa successe? Cosa fece la maestra? Perché appoggio mi ritiro, buttorno dei manifestini, dico, con faccia e martello. Sì. Io abitavo lì in via Ferruccio, come si è alzata la mattina, ho trovato questi biglietti, sono andato dentro a scuola cantando. La maestra mia, maestra Annanzia si chiamava Lunari, era la moglie di un maresciallo dei carabinieri. Mi cacciarono via da scuola, dopo il potestario era Fioretti a quei tempi, poi dopo all'ultimo mi sono dovuto essere pure da fascista. Io c'ho la divisa da fascista. Oh. E questo non lo sapevi? No! L'avevo vedere la foto. No! Facci la foto, Eugenio! A me non. Adesso vi faccio no, vedere a me la foto. No, perché mi disgusto molto. Io lì alla scuola, perché il maestro entrava dalle spalle, ero distratto, che capivo di politica. Stavo ripassando la lezione, non gli feci il saluto fascista, perché allora quando entrava il maestro bisognava fargli il saluto. Mi ha riempito di bastonate e mi ha fatto stare tutto il periodo della mattinata dietro la lavagna, che quando mi sono alzato non stavo più in piedi. Yeah, guarda. Dai, facci vedere. Gira verso la telecamera pure così la vediamo tutti. No, in telecamera no. Ma che guarda bello, pure tu, che la tua in mano? È troppo vicino. Questo aiuta i fascisti, che gli dice che noi eravamo fascisti. Questa è una fotografia che ci hanno fatto perché mia madre era la famiglia numerosa. Allora Mussolini a mia madre gli misero una stelletta, un federale di Rieti che venne a Poggio Mirtito. A Torpignattara venne creata la prima formazione GAF, eravamo in 3, un certo Luciano Sbrolli, io e Mario Corsi. Poi se ne sono fatte, ne so solo 12 di nomi, perché già ci conosciamo, sono fatte 3 formazioni gappiste. Il gappista non era un partigiano, era un patriota. Era formato dai 3 ai 5 compagni. Mentre i SAP, squadre d'azione, era da 10 a 15. Il riconoscimento del CLN come partigiano è avvenuto qui, perché per essere partigiano bisognava aver partecipato a più azioni di guerra. Noi non siamo mai stati fermi. Forse la nostra fame ci spingeva più all'azione. La nostra cattiveria non esisteva. Ripeto, io quando ho visto uccidere il primo tedesco sono stato 7 giorni, però dopo aver veduto tutti quei massacri a Marzabotto è stato ucciso un bambino di 8 mesi. Quale colpa aveva? Quale? Quindi erano solo degli assassini che devono essere distrutti per la società umana. Hai sentito di essere diventato un partigiano dentro di te? Quando hai sentito il passaggio? Quando sei... Io sono stato subito, immediatamente. E qual è la prima azione che ti ricordi forte? Quella della stazione. Quella della stazione.
E l'11, quando avevamo disarmato un sidecar con i tedeschi dentro. Chi avete disarmato? Un sidecar, una motocicletta. Ah. Con la cosa. E cosa, che motocicletta? Erano quelli che scappavano via. Gli portava un machine pistola, una mouse e quattro bombe a mano di quelle con manico nudo. Erano diventati innocui. Sono l'armi che ho sempre usato io in montagna. E tu che ruolo avevi nella tua brigata? Nella brigata? Niente, io ero... No, io lo so che c'hai un ruolo. Non è vero, è bugiardo. Però c'è tuo nipote che ci dà le indicazioni. Che ruolo avevi nella brigata, dai? Ero uno degli esponenti. Niente, io c'avevo la squadra, quella che stava su all'arcucciola, che l'accompagnavo. E ci guidava per il nostro esperto che non era. Gli portavo su e poi vedevo. In poco tempo che stavamo qui non eravamo esperti di muoverci. Ma se che no... noi siamo stati massimo dall'arrivo individuale, chi più e chi meno, una ventina di giorni, quindi non eravamo manco ben organizzati. Il rastrellamento del quarticciolo credo che sia un documento che ci ho preso sul computer, uno dei più veritieri, perché molta storia nostra è costruita, non la sappiamo neanche noi. Io so che noi abbiamo fatto fuori 12 persone, sì. 500 tra morte e feriti, 500 tedeschi, contro 8 e 3 11 nostri. E male armati, perché ripeto, non avevamo molte armi. Stavamo in fase di costituzione, perché qui già c'erano degli elementi. Ma pure da noi c'era pure gente che... non era meglio perderli che... Eravamo coscienti che avevamo poco, questa è la verità. Io lo ripeto pure in un CD fatto, eravamo coscienti che avevamo poca vita. Io quando avevo Forcella... Ma non badavamo, dovevamo conquistare un'Italia nuova. Quando avevo Forcella gli dissi che quando veniva a fare azione mi sceglievo da me io. E difatti i capi a Torpignattara, io stavo con Strolli e poi passai. E quattro notte mi mandano due con me e non l'ho ritrovati. Io sono a mezzi tedeschi, a mezzi cavalli buttato per terra, che mi sparavano. E loro l'ho trovato indossato. Guarda, eravamo una grande famiglia. Il 4 e il 5 marzo. E poi? Quando mi sono rivenuto in montagna io. Gli dissi, dico, guarda, puzzavo quanto una bestia, perché a mezzo stabile stavo arrotolato. Quando noi lì di quattro non fatti fuori. Scusa, quando no. Noi siamo stati attaccati, ci è venuto a avvisare lui. E quanto ha rischiato per arrivare là? L'hanno ammazzato loro, perché noi, chi ci andava a ammazzare? Quando venimmo attaccati il 7 aprile, la paura grossa che ho avuto, però quando sono venuti con i lanciafiamme che ci hanno bruciato. E voi che perché ha avuto paura, perché se ci incastravamo in qualche sito bloccato, non ti salvavi. Poi bagaggiare e avevamo anche molte armi. Per esempio il Breda era una schifezza, sinceramente, facilmente. Il Beretta no, ma il Breda faceva schifo. Le nostre armi ce le aggiustavamo con proiettili di altri, lo stesso calibro, ma di altri... C'è andata male pure il 18 marzo quando c'è andata a fuoco a Capanna, e lì le munizioni sono andate tante a fuoco. Come mai è andato a fuoco? È uno che stava lassù, però ci sta pure lui lassù ancora. Ma un partigiano, no? No, era uno che... È entrata a far parte di partigiani, ma era una spia di... Le nostre azioni, i nostri rastrellamenti sono stati proprio colpa degli infiltrati. A Torpignattara, quando sono stati arrestati 8 compagni. La guerra, io la odio. Questo me l'ha insegnato il periodo, riflettendo ai fatti. Io devo sparare una persona che mi trova
per primo se voglio campare. Una persona che io se lo trovo nella vita sociale, potremmo diventare come fratelli. Come fratelli. Noi siamo solo dei servi del potere quando andiamo a combattere, perché noi non difendiamo niente, perché distruggiamo alle nostre donne i propri mariti, i propri figli. Questa è la verità, contestate. Le nostre case vengono distrutte. Quanti soldi viene spesa per una guerra? Se utilizzate per migliorare la società, quanta di più si può. Io sono dell'avviso che la ricchezza di uno Stato siamo noi che lavoriamo, non sono mai ricchi, perché i ricchi mangiano sempre egoisticamente. Superiamo gli egoismi individuali, vogliamoci bene l'uno con gli altri, perché siamo la parte migliore di uno Stato. L'uno di suo sangue e tutta la patria d'onore, ricorda nostra fede, ricorda nostra fede. L'Italia vivo ancora. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento di morire. Io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E tutti quelli che passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.